Allora, è stato democraticamente deciso che, essendo quello che ha capito di meno del soggetto del talk, avrei iniziato l'introduzione. E come giustamente diceva Marco, partiamo un attimo da quello che sono state le BBS a livello personale, per noi. Vabbè, come al solito per fare il vecchio saggio. Ricordo quando spesi mezzo milione per comprare l'accoppiatore acustico uso World Games e mi collegavo con le BBS, c'erano le BBS belle, Fidonet, ma era roba per gli esperti, poi c'erano le BBS sgrause, monoutenti, io prediligevo una BBS di Firenze che aveva un'unica linea commutata, quindi ci si collegava una per volta, era un Apple 2 Euro Plus, che era stato hackerato per montare non due ma ben quattro dischi da 160 K ed era fonte di immensa soddisfazione incontrare queste strutture informatiche di altissimo livello ancorché si dovesse passare le notti attaccate al telefono a tariffa urbana, giustificare le bollette, eccetera, eccetera. Il sogno dell'epoca era potersi collegare all'Università dell'Essex, dove c'era il primo mondo multiutente, di cui tutti parlavano e nessuno si era mai riuscito a collegare perché era limitato a 50 utenti, lo conoscevano tutto il mondo, e che al massimo si tramandava per tradizione orale. Ricordo una volta di essermi riuscito a connettere nel momento del boot, ricevere il messaggio, il mondo non è stato ancora creato perché su quel VAX avevano lanciato il programma, poi ovviamente mi è caduta la linea perché i soliti X25 avevano l'affidabilità che avevano e quindi buona parte dell'informatica di BBS, per riassumere velocemente, per me è rimasto un mito poco praticato per probabilmente incapacità totale tecnica. Allora, la mia esperienza con le BBS è iniziata nel 1994 con un modem 2004 che al tempo non era assolutamente il top della gamma perché mi pare che ci fossero già modem sicuramente 14.4, forse anche qualcosa di più veloce, ma era quello che potevo permettermi da ragazzino. Ho iniziato collegandomi praticamente esclusivamente alla principale BBS della mia città, ce n'erano due o tre, ma solo una degna di nota, che era moderatamente importante, non solo in Fidonet, ma anche in alcune altre reti alternative. Cos'era Fidonet intanto? Butterò fuori un po' di parole che forse chi non c'era non conoscerà. Nel caso gridate, interrompetemi, così lo spiego. Fidonet è tuttora, perché esiste tuttora, una rete di BBS che utilizzano dei protocolli standard più o meno ricalcati su UCP per scambiarsi la posta, che può essere sia posta personale che posta delle aree messaggi che si chiamava ICOMAIL. Al tempo io ero un nodo foglia, un nodo utente che si chiamavano point, perché gli indirizzi di Fidonet erano una cosa tipo nome, cognome e poi il numero del nodo. Nel mio caso era 22.332/206.10. Cosa significa tutto questo? Il 2 era il numero della zona, l'Europa, c'era uno gli Stati Uniti, 3 l'Oceania, 5 l'Africa, 4 non me lo ricordo, Sud America. Chi se lo ricorda? Vabbè, 206, 332 era la rete della Liguria e 206 era il numero del nodo a cui mi collegavo, io ero il point numero 10. L'ambiente di Fidonet. Vabbè, poi entriamo dopo nel dettaglio. Ho continuato così per un po' di anni, nel frattempo, dopo 2 anni, ho iniziato a collegarmi anche a internet tramite UCP solo posta e newsgroup.
E poi sono arrivate altre cose, tipo la DSL, prima le flat telefoniche, per cui pian piano il mondo si è spostato su internet. Cosa rimane al giorno d'oggi di Fidonet? In Italia praticamente niente. C'è il mio nodo che qualche mese fa ho rimesso su per un esperimento di retrocomputing dentro Dosemu. Cioè, allora, partiamo da prima. A un certo punto mi ero divertito a mettere su un mio numero di nodo raggiungibile solo via internet. A un certo punto anche i più ritrosi si erano resi conto che questa cosa del fare telefonate non sarebbe durata per sempre. Per cui sono stati studiati dei protocolli per scambiarsi la posta Fidonet tramite internet, anche perché le telefonate comunque continuavano ad avere un costo. La struttura della rete era completamente gerarchica, per cui ciascun nodo chiamava il nodo regionale con cui scambiava posta ed email, che a sua volta chiamava un nodo nazionale, che a sua volta chiamava un nodo europeo, e tutto questo con telefonate. Largamente telefonate pagate dai SISOP, per quanto ne so, non c'era molto fracking attivo al tempo in Fidonet, per quanto qualcuno mi avesse mai detto. Se voi avete esperienze diverse, parliamone. Per cui c'erano discreti costi da parte de dei SISOP per scambiarsi la posta, e poi appunto è stato inventato questo sistema, anche diversi, per scambiarsi la posta via internet. A un certo punto io avevo messo su un mio nodo, che era anche un gateway verso alcuni newsgroup dedicati a questo, ma per vari motivi interni a Fidonet, cioè principalmente c'era uno zoccolo duro di SISOP che dicevano: ma se la posta sarà disponibile anche tramite internet, nessuno si collegherà mai più alla mia BBS. E purtroppo non hanno capito che la cosa importante era la comunità, e sarebbe stato utile mantenerla in vita indipendentemente dalla tecnologia, magari garantendogli un passaggio morbido verso una tecnologia diversa che l'avrebbe tenuta insieme. E però le attrattive di internet erano comunque troppo grandi perché la gente continuasse a usare le BBS una volta arrivati i collegamenti internet a costo accessibile, non parliamo delle DSL, eccetera. Per cui io ho tenuto sempre ne negli anni questo nodo raggiungibile via internet, che alla fine è rimasto praticamente l'unico nodo italiano. Ci siamo io, che sono il coordinatore nazionale a questo punto, essendo rimasto solo, e un altro nodo mezzo attivo. Quest'estate ho deciso di fare un esperimento di retrocomputing. Se qualcuno di voi ha esperienza con cose di DOS tipo LAN Manager, Share.exe, parliamone. Dentro Dosemu ho installato quello che era il programma che usavo come point per gestire il routing della posta, che si chiama Fastico. Ho chiesto al tedesco che lo sviluppava al tempo di farmi una chiave di registrazione per il nuovo nodo, perché era shareware. E poi ho installato Golded, il programma per leggere i messaggi, e questo vive in Dosemu. E poi ci sono delle directory condivise con la posta in ingresso e in uscita che viene scambiata via internet. Al momento questo è lo stato più o meno in tutto il mondo. Ci sono paesi con più nodi, con meno nodi, magari paesi dove non è stata fatta una pulizia radicale come in Italia, togliendo i nodi morti, però a parte l'ex Unione Sovietica, dove ci sono ancora molte migliaia di nodi, anche se non so esattamente cosa facciano, perché c'è la barriera linguistica molto forte. Per il resto, in tutto il resto del mondo, Fidonet è praticamente inesistente. Ci sono un po' di persone che si divertono a tenere sul proprio nodo, o in Linux, oppure emulato in qualche modo, però è tutto. La tecnologia è andata avanti e la comunità non è rimasta insieme. La barriera linguistica la batte.
Buongiorno a tutti, io sono Neuro, sembra una riunione di alcolisti anonimi più che... Ma comunque, non sono anonimo. Allora, no, il discorso è qui. Intanto ringrazio chi ci ha invitato a fare questa cosa, perché comunque quest'anno sono 20 anni dal 94 dell'Italian Crackdown, che poi magari qualcuno ha letto, qualcuno c'era, qualcuno sa. Io mi sono portato anche cose, pensavo che era... perché non avevamo ben definito che cosa sarebbe stato questo speech. Comunque, alla fine, io c'ho ancora una BBS attiva che non è più connessa a nessuna rete, anche se mantiene tutte le configurazioni. Sono uscito da Fidonet con il terremoto dell'Aquila, perché io prendevo la posta da Gino Lucrezzi, che è rimasta la BBS sotto le macerie, per cui difficilmente... Organizziamoci. Poi ti dico la tecnologia, perché io e Gino ci eravamo organizzati per avere i feed dall'estero, con mo che spiego anche com'è stata l'evoluzione della nostra BBS. La BBS è quella della Meteorographics, penso che un po' la conosciate, come bbs.holographics.org, ancora attiva via telnet o web. La mia esperienza di quegli anni, la cosa è complessa perché potrei parlarne ore, ma non penso sia il caso, visto che è la mattina alle 10. Io ho iniziato, diciamo, questa avventura nella telematica, che oggi mi paga il mutuo, nella seconda metà degli anni 80, con modem a 300 baud connessi alla porta, quella del Commodore, cercando di connettersi a quello che fischiava dall'altra parte. Non accoppiatori acustici in Italia, io non ne ho visti personalmente, ho visto solo schede di autoassemblaggio di modem a 300 baud. Sei giovane. Sì, che ti devo dire. Chiaramente bisogna inquadrare la cosa nel periodo storico. C'erano i computer che, diciamo, i personal computer si stavano affermando, i PC IBM si stavano affermando, si veniva da un periodo in cui ognuno aveva lo Spectrum, il Texas Instrument, il Commodore, l'Amiga, il Commodore 64, Vic 20, mondi che non si parlavano. Inizia a uscire i primi 80-86, i primi 286 poi, perché quelli secondo me hanno fatto la differenza. E c'era tutto uno scenario di BBS che si appoggiavano al mondo Amiga, che avevano tutto un loro modo diciamo, di vivere e di fare grafica, la demo scene dell'epoca, eccetera. C'erano tutta una serie di BBS che iniziavano a mettere in piedi nodi Fidonet, quindi con una politica molto rigorosa su che cosa doveva transitare o meno. C'erano le diaspore, come ci sono oggi, come ci sono sempre state, cioè chi la voleva cotta, chi la voleva cruda, chi non voleva che il PGP passasse, quello dopo però, chi non voleva che transitassero determinati contenuti, chi ne voleva parlare. Per cui sulla tecnologia, vado proprio, salto anni, perché sennò qua... E sulla tecnologia che ha descritto prima molto bene Marco, quindi sulla tecnologia FTN si chiamava, comunque questo tipo di scambio di posta con questi protocolli simili a UCP per scambio di fondamentalmente posta elettronica e newsgroup, anche se venivano chiamate Areico, anche file volendo, file, il problema sì, è che trattandosi di file avevano certe dimensioni e quindi bisognava sostenerne i costi, però c'erano dei sistemi di distribuzione dei file. Per esempio la mia BBS era il coordinatore mondiale di un'enorme rete di scambio di immagini porno. Comunque, cioè non la mia personale, quella a cui mi collegavo. Vabbè, quindi c'erano una serie di realtà intorno al mondo delle BBS. Intanto non si chiamava mail, Matrix o Netmail al massimo, quelli più avvenuti, ma 24 ore, diciamo. Un giro di polling, però raggiungeva. Se andava bene entro mondo, l'Italia, sì. 24 ore. Anche due, altrimenti. Comunque, per farla breve, questo mondo, io ero point, mi connettevo quindi ad altre BBS. Nel 94 di colpo arrestarono tutti, non arrestarono nessuno in realtà, sequestrarono una serie di BBS, partirono due... perché all'epoca chi aveva un modem non veniva visto proprio in maniera sempre buona, sì. C'era sempre questo sospetto. Nel 93 era entrata in vigore la legge sul computer crime, che prima non c'era, però la scena italiana era abbastanza variegata. C'era chi appunto si connetteva a Videotel, Itapac, bucava, faceva cose, entrava sui VAX, eccetera. C'era una serie di BBS che facevano Warez,
prendevano software dall'estero, lo rivendevano a pagamento. Poi c'erano tutto il mondo delle BBS invece Fidonet, che erano, almeno avevano una facciata pulita, poi c'era chi era coerente a questo e chi invece no. Ti interrompo per un chiarimento legale, non esisteva una legge sul computer crime. Fino al 93. Esatto, significa che esistevano alcune BBS che in modo totalmente aperto, palese, scambiavano software, programmi copiati illecitamente. E non era reato. Un noto provider italiano, il proprietario di un noto provider italiano al tempo, aveva questa enorme BBS per Amiga, gli avevano fatto causa per concorrenza sleale, non potendo trovare altri appigli legali. Un altro SISOP che conoscevo gestiva una BBS negli Stati Uniti, non pagando le telefonate, finché non è entrata in vigore la legge sul computer crime. Allora ha pensato, vabbè, mi dedico a Fidonet. Si faceva boxing, c'erano le calling card, c'era tutto un mondo. Cos'è? Il boxing era l'utilizzo di alcune frequenze per sganciare la portante su determinate centrali telefoniche di un determinato periodo. In Italia, per esempio, quelle italiane non hanno mai funzionato a questa tecnica, però si potevano chiamare centrali, l'ultima era Montevideo, che io ricordo funzionante, quindi si poteva chiamare il centralino del direct call all'estero, mandare dei toni con il Capitan Crunch, quello che è venuto al Moca era bravo su queste cose. Comunque si mandavano dei toni che cambiavano, si prendeva il controllo della centrale e si potevano rifare delle telefonate facendo cadere, diciamo, il billing di quella telefonata, oppure usare calling card americane, di solito della TNT, perché questo software veniva spesso importato da BBS americane, nordamericane, sudafricane. Un'alternativa era l'utilizzo delle reti X25 che erano diffuse a livello aziendale prevalentemente, che tutti avevano e nessuno usava praticamente, erano reti a consumo come una linea telefonica, se tu riuscivi a entrare in possesso del codice d'ingresso, non c'era neanche password, tramite amici tipicamente che lavoravano nelle strutture, potevi da lì collegarti a qualunque altra cosa fosse connessa su X25, ITAPAC. Però per fare wireless non andava bene, che andava no, assolutamente, a 1200. Andava bene per fare collegamenti, tipicamente per cercare di collegarsi con BBS esotiche. Per fare il courier ci voleva questo. Al di fuori delle reti. Un vero SISOP ci aveva questo. No, questo è quello dei si chiamava Courier. Ci sarà un cazzo di motivo se si chiamava Courier. Comunque, tornando alle BBS, perché quello è un periodo che c'erano, stiamo parlando di tante cose, le stiamo anche mischiando. Il mondo delle BBS c'aveva, per quello che ricordo io, cioè una serie di BBS che facevano attività di hacking, wireless, a volte a pagamento, volevano delle fee perché chiaramente avevano dei costi, eccetera, per poter scaricare questo software, o semplicemente la ratio, cioè tu più uploadavi software pirate più ne potevi scaricare. Poi c'era tutto il mondo delle reti Fidonet, della rete Fidonet, che invece era, diciamo, apparentemente molto rigida su queste policy. Chi ha scritto le policy Fidonet è attualmente responsabile del CED del Vaticano, quindi insomma l'inquadramento realmente, quindi la rete Fidonet aveva un'impostazione almeno pubblica, ufficiale, molto 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 rigida, che ha portato poi a creare in Italia tante altre reti a tecnologia Fidonet che forse non tutti sanno. La prima Cybernet, quindi decoder, i tipi di decoder di Milano insieme ad altri di ECN si staccano da un'area di Fidonet e creano la loro rete Cybernet con lo stesso indirizzamento, ma invece che col 2 iniziava col 6. Il mondo dei giochi di ruolo si crea la sua rete, l'RPG Network, un gruppo di napoletani pazzi, l'Appinet, Peacelink, che è tuttora attiva come movimento attivista, si era fatta la sua rete, gli scout si erano fatti la loro rete a tecnologia Fidonet, quindi c'erano tante reti italiane con questo tipo di tecnologia che scambiava messaggi. Io quello che dico sempre anche in Metro Graphics, alla fine non cambia niente, sono passati 30 anni, 25 anni, ma di fatto con questa roba ci si fa
messaggistica privata, gruppi di discussione, chat e scambio di file. Quindi che sia Facebook o che erano le BBS di 25-30 anni fa, le cose che si fanno sono queste. Poi i contenuti cambiano, le tecnologie cambiano, e i modi di approccio cambiano, lo puoi fare con lo smartphone, ma alla fine facciamo sempre quello. Cioè, chattiamo, ci mandiamo dei messaggi uno a uno, parliamo di argomenti in gruppi pubblici aperti, ci scambiamo foto, file e programmi, fondamentalmente. Quindi è cambiata la tecnologia che c'è sotto, ma per venire a noi brevemente, io nel 94 da Point, dopo che c'è stato il crackdown, per reazione creo l'associazione per dare una veste poli... il motivo della Metrographic è qui ci arrestano, ci sequestrano i computer, bisogna dare una veste legale a questa attività perché la legge adesso è cambiata e qui non si capisce più niente, quindi facciamo la BBS Neuromante, la mia prima BBS nel 94, l'ho aperta un mese dopo, l'11 maggio ci fu il crackdown, i primi di giugno abbiamo inaugurato Neuromante, che io ero Point, abbiamo messo in piedi l'accesso remoto su DOS, eccetera. Remote Access, Fastico, Gold, i programmi che ha detto lui, solo per DOS, una linea, una BBS, niente multitasking, fine del computer, utilizzato per fare la BBS. Poi l'associazione Metrographics si crea intorno a questa BBS, facciamo una serie di cose, chiaramente nel 97 fondiamo due BBS pescaresi, nel frattempo col crackdown a Pescara, una delle BBS pirata che faceva scambio di software, codici per boxare viene presa, viene sequestrata, rimangono solo le BBS Fidonet attive, quelle un po' più così, apriamo questa BBS, dopo 3 anni io cambio tutto, facciamo Metrographics BBS, che è la BBS che attualmente è ancora online, e lì con una visione un po' diversa da quella che diceva lui, cioè diciamo, noi abbiamo fatto un piccolo investimento all'epoca, che non è servito poi a niente perché internet si era diffusa ormai, ma abbiamo comprato Wildcat, che era un programma fatto da due pazzi americani, i fratelli Santos, che ci avevano Wildcat per DOS, e avevano portato questa roba su Windows NT, quindi un sistema realmente multitasking che funzionava anche insieme ad altre cose. Un front-end davanti, sempre fatto da loro, che si chiama Pix Ecomail, quindi serve per processare la posta standard, e quindi dicevamo prima attaccato i modem e poi man mano i modem li abbiamo tolti, la BBS si raggiungeva internet e con Lugino ci eravamo messi d'accordo per utilizzare un programmino che si chiama TransX, fatto da un folle che semplicemente prende i pacchetti di posta nel formato Fidonet, li attacca in un'email, li manda all'altro, l'altro prende questi email e li riprocessa e li rimette dentro i normali Fastico, Pixmail. E questa roba è andata avanti dal 97 fino al terremoto, quindi io Fidonet ce l'ho avuta fino al terremoto. La BBS è ancora online, io sinceramente ci ho rimesso mano questi giorni perché mi avevano chiesto di fare l'intervento, se no mi ci collego tipo una volta ogni 20 anni circa, perché faccio tutt'altro. E quindi lei è lì, vive di vita propria, sta su un serverino con 256 mega di RAM, funziona ancora, eh? Lo so, ma noi eravamo potenti quelli. Nel 97 la Metrographic era nel pieno della sua espansione, quindi ha potuto fare tutte queste cose. No, quella è venuta dopo, la RAM. Ci sono stati alcuni hardware upgrade durante gli anni, quindi no, non era. E quindi chi la vuole vedere è ancora lì, si vede molto bene con terminali tipo NetTerm, infatti io mi ero preparato tutto perché la grafica, anzi, dai Telnet standard viene sputtanata, quindi non rende. Non l'hanno implementata bene, però NetTerm funziona ancora anche sui Windows moderni e si riesce a vedere discretamente. Io l'avevo preparata questa, poi vabbè, e quindi niente, è lì, è un museo a cielo aperto, non l'abbiamo lasciata. Non ho capito perché siete interessati a sta roba di 20-25 anni fa, la prima domanda che ho fatto a lui quando mi ha detto ma perché cazzo dobbiamo fare un talk sulle BBS. Io personalmente faccio l'imprenditore, ho due figli grandi, cioè, gioco a basket, vado in bicicletta. Non capisco il motivo di questo interesse per una roba morta dal punto di vista. La storia. Sì, ma. Tec. Allora, tecnologicamente questa storia è morta. Io sono completamente contrario a ogni forma di tentativo di riesumazione che non sia per memoria storica. Cioè, ripeto, ho la BBS online, quindi non è che. È una sorta di museo, ma ce ne sono diverse, c'è Exec BBS ancora attiva, ce ne sono tante, quelle dei fratelli Santron, via internet si raggiungono diverse BBS,
Ma non capisco l'interesse. Siamo nel 2014, ci sono problemi di privacy, problemi di qualsiasi natura. Prego. Rivivere. Io allora, invece di parlarvi della tecnologia, poi sarò breve, io vi posso raccontare che per me personalmente è stata una delle cose più belle che mi sia capitata nella vita, veramente, perché io mi sono ritrovato in un momento storico in cui avevo circa 20 anni, poco meno, e con in mano, cioè si avvertiva all'epoca la sensazione che questa roba aveva un potenziale mortale, mostruoso, che sarebbe successa una rivoluzione. Io avvertivo ogni giorno, io mi svegliavo di notte e vedevo se avevo fatto i polling, mentre andavo a pisciare vedevo se la BBS, perché gli utenti avevano bisogno della posta, mi avvertivo, non avevo chiaro quello che poteva succedere, ma poi ho fatto anche altri passi di in hacking, nel mondo internet, eccetera, eccetera, associazione, professione, eccetera. Però in quegli anni lì si avvertiva che questa roba era esplosiva, che poteva cambiare il mondo, che ci sarebbe stata una dei, diciamo, la comunicazione in molti a molti, intrippati su delle cose in cui si credeva. Cioè, io penso di aver vissuto gli anni pionieristici della telematica, che non tornano, perché sono stati quelli gli anni, non per merito nostro, ma perché semplicemente ci siamo trovati nel posto giusto, al momento giusto, mentre queste cose accadevano, e abbiamo percepito di sì. Io venivo preso per il culo, perché adesso i nerd vanno di moda, ma all'epoca vi assicuro che nella fine, nei tardi anni 80, no. Cioè, vi posso garantire che nei tardi anni 80 i nerd non andavano un cazzo di moda, cioè venivamo presi, cioè la gente mi prendeva per il culo, mi diceva: ma che cazzo fai tutto il giorno davanti al computer, ti fai le pippe, cose di questo tipo, anche più pesanti. Poi ecco il problema, no, il problema era quello, cioè chi intuitivamente tentava di fare un po' di evangelism, e quindi andava dal cugino medico, dal cugino studente di fisica nucleare, e cercava di spiegargli che esistevano i newsgroup, che tu potevi postare una domanda mandando una mail, e nel giro di 2 ore il massimo esperto mondiale ti dava una dettagliata risposta che funzionava alla prima, e che era impensabile non rispondere a una mail in 2 ore, perché era un insulto gravissimo. E dopo 10 anni mi hanno quasi tutti detto: effettivamente io ti pigliavo per scemo, ma avevi ragione. È una sintesi estrema, perché me l'hanno detto persone carissime con cui ho un rapporto e cosa, però che accettavano questo mio scotoma di follia, perché gli raccontavo delle cose che non stavano nel cervello intero, e poi si sono accorte dopo che le connessioni via modem flat sono diventate comuni, e quindi qualche centinaio di migliaia di persone che ne avevano sentito parlare sono di colpo entrate su internet in Italia. Ho avuto queste piccole soddisfazioni. In realtà non mi ha fatto tanto piacere dire: per 10 anni ti credevo che tu fossi scema, ma insomma è la sintesi del momento, ecco. Posso dirla come l'ho vissuta io, come anch'io, diciamo, come point di BBS, come ragazzetto che poi mi sono ritrovato. No, vieni qua. A livello sociale, sì, no, a livello sociale che cosa succedeva? Praticamente noi siamo stati i figli dei sessantottini, ok? Per cui, come succede sempre, abbiamo avuto genitori abbastanza libertini che però ci hanno abbastanza castrato poi in seguito, e siamo arrivati in un periodo in cui comunque voi tenete conto, adesso voi vi collegate, avete amici, che ne so, in America, in Australia, ci manca poco, Marte, Luna e via discorrendo, però prima tutto era il piccolo mondo antico legato al paesello o alla città. Io vivo ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, e ovviamente gli amici erano quelli che tu incontravi al bar e vedevi, eccetera. Così la stessa cosa, se dovevi chiedere un qualche informazione, avevi qualche dubbio, qualche cosa, o esistevano i ciclostile che ti arrivavano una volta al mese, ma proprio a um eccetera, per posta, o comunque ti dovevi, tra virgolette, attaccare ai Zebedei, perché non c'era modo di trovare un modo veloce per poter scambiare le idee. Quindi appena arrivata la BBS,
per noi si è aperto un mondo incredibile. Cazzo, cioè io riesco a parlare con uno in America in un inglese improponibile, e quello mi risponde pure, e quello è il discorso, perché ovviamente non c'avevamo Google traduttore, veramente col dizionario lettera per lettera. Io poi avevo fatto francese alle medie, e quindi immaginatevi a scrivere in inglese. E quindi diciamo l'impatto sociale è stato enorme. Come diceva lui, io quando ho comprato il mio primo computer, era lo ZX80, 550.000 lire, che praticamente erano circa un mezzo milione, cioè quanto erano adesso? Mezzo stipendio di un dipendente. Un ciclomotore, ok. Arrivo a casa, questo è un computer, praticamente tastierina finta disegnata, ma ha un K di RAM, cioè ha una grafica eccezionale, 64x44 pixel, bianco e nero ovviamente, da attaccare alla televisione, e ci si facevano le cose cazzute, capito? Per cui anche il poter finalmente arrivare a un livello di hacking, cioè prima io ero un smanettone col saldatore elettronica in mano, cominciare a lavorare su un computer, saldarlo, dissaldarlo e programmarlo anche in linguaggio macchina, e ovviamente potermi collegare con un modemino che è veramente scrauso, collegarmi con il mondo intero e averlo quindi a portata di mano, capito? Per noi veramente un messaggio che mandavi e dopo due giorni ti ritornava la risposta e cazzo, ha fatto subito, era un lampo. Capito? Adesso per voi, cazzo, questo qua ancora non risponde, sono 10 secondi che gliel'ho mandato. Guarda, la mia fidanzata qua su WhatsApp, capito? Quello è il discorso. Per cui è stata veramente una cosa dirompente. Quindi immaginatevi voi che magari siete stati sempre nel vostro orticello, nel vostro asilo, nel vostro veramente piccolo mondo antico, a un certo punto potete viaggiare, ovviamente tramite internet. Altra cosa, voi adesso avete il voli low cost, noi costo cazzo. Cioè, c'avevamo all'Italia, cioè andare all'estero era veramente un'impresissima da fighettoni, capito? Oppure veramente dovevi mettere zaino in spalla e andare a fatica in giro, capito? Per cui questo qua è significato veramente la libertà sessuale internettiana, non più andare alla ricerca di giornaletti porno lasciati magari nei boschetti, ma finalmente poterli scaricare le immagini direttamente da internet. No, io non c'ho la sindrome dei miei tempi, però mi rendo conto che sono tipo, mi ricordo mia nonna che aveva fatto la fame durante la guerra, che quando c'era da mangiare ci caricava, no? C'aveva questo tipo di approccio con il cibo che è diverso da chi non ha fatto la fame. Io c'ho speed test ovunque, cioè io a 300 bar, io se c'ho il 4G devo vedere sempre quanto mi fa di banda, e più banda c'ho e non mi basta mai, se nei c'è da 10 giga sono felice, faccio sempre gli speed test, questa è una malattia che c'è. E non vivo di. Io non dico che una volta. No, non dico. Io non, a me non piace dire ai miei tempi, perché io vivo contemporaneo. Faccio l'imprenditore di una piccola società che fa sicurezza informatica, va pure discretamente bene. Però ho questo approccio con la banda, per esempio, che mi rendo conto che persone che hanno qualche anno meno di me non hanno, perché per loro la banda è scontata, per me no. Cioè, io se ho il 4G. Infatti una delle cose di cui volevo parlare è che voi che non avete mai usato un modem a 2004, non avete... O 300 bit. O peggio. O comunque non avete mai usato un modem per connettervi a Fidonet, non avete idea di quella che era la pressione per risparmiare risorse. Uno, perché erano tecnologicamente limitate. Due, perché i SISOP pagavano di tasca loro le bollette per scambiarsi la posta. Per cui c'erano belle regole, belle abitudini ormai un po' persi, come il quoting sensato dell'email, che è una cosa che ho imparato in Fidonet e che mi sarà utile per tutta la vita e che sarebbe bello che molta più gente conoscesse, che non si risponde a un'email in cima perché Microsoft l'ha deciso un po' di anni fa. Siccome i SISOP pagavano di tasca loro le bollette, c'era anche un controllo sociale fortissimo sui contenuti, perché dicevano: io sposto la vostra posta, state alle mie regole. E c'erano reti diverse con regole un po' diverse. Fidonet in particolare in Italia era particolarmente restrittiva su certe questioni,
Infatti poi sono nate altre reti con obiettivi un po' diversi. Comunque in generale c'era questa abitudine di rimanere on topic in una certa area di discussione, evitare di parlare degli affari propri, divagare eccetera, e questo permetteva di mantenere una qualità altissima che ormai si è persa praticamente ovunque. Però, sempre per essere positivi, per far capire l'impatto che il quoting per esempio ha avuto nella mia vita, che c'ho ancora i segni sulla schiena dei moderatori che ti riprendevano, non più di 20 giorni fa, un mese fa, mia figlia 14enne, ho detto una cosa a casa e lei mi ha detto: papà, questa ti quoto. Perché ormai ti quoto è entrato nel linguaggio comune, lo usano anche un po' a sproposito, no? Perché noi lo usavamo solo, ormai è entrato nel linguaggio comune della... Cioè i ragazzi, per dire sono d'accordo con te, dici questo ti quoto questa cosa. E me l'ha detta mia figlia di 14 anni. Quindi voglio dire, questa roba che sentivamo potente, l'ha fatto quel lavoro suo, la rivoluzione c'è stata, la diffusione di massa c'è stata. Sempre per essere un po'... Però alla fine a incontri di questo tipo siamo sempre i soliti 100-150. Vi assicuro che siamo 150 da almeno 25 anni. È così, siamo sempre 150. Le persone cambiano, ma alla fine il numero è sempre quello. La base è aumentata tantissimo di chi approccia adesso alla tecnologia. No, praticamente oggi tutti, dagli anziani ai giovanissimi, hanno internet in tasca, ma magari chi è interessato a queste cose è sempre una cerchia estremamente ristretta di persone. Scusate, mi riallaccio velocemente a quello che ha detto lui, per una lettura diversa. Molti di voi c'erano ieri sera, hanno apprezzato il talk di Mayhem Rebus, hanno visto Matthew Broderick e con la ragazzina attorno a un computer finto che avevano costruito per l'occasione, e è stata una cosa molto divertente perché lo ha visto come una comica finale. A quel tempo, avendo qualche annetto di più, io già studiavo, lavoravo insieme, facevo il moonlighter programmando il front-end di un albergo, per esempio, su un Apple II con 48K e l'hanno venduto agli alberghi. E avevo l'accoppiatore acustico, avevo il computer, riuscivo a capire a orecchio cosa stava facendo il modem quando fa quei curiosi rumori e se avrebbe preso la linea ascoltando le note che, qui è sceso di velocità, non riesce a sincronizzare, adesso casca la portante e così via, ma senza che nessuno te l'avesse spiegato, un orecchio musicale applicato alla tecnologia. Il problema era che non avevo la ragazzina bionda che insisteva per venire a vedere il mio computer, girava toccando le varie apparecchiature, eccetera, eccetera. E in quello effettivamente War Games ha inciso profondamente sulla mia visione del mondo, perché ho detto no, non ci sono ancora arrivato a capire tutto, proprio tutto. Però gli accappiatori acustici c'erano. Una cosa che non abbiamo detto, perché stiamo parlando di dettagli e credo che se lo dico tutti ci si riconosceranno a quell'epoca, non era tanto il fatto che avevamo avuto l'accesso a una cosa che non avrebbe cambiato il mondo, ce l'aveva cambiato a noi, a me ha cambiato la vita. Io mi sono trovato ad occuparmi di realtà virtuale, improvvisamente, a fare queste cose qui, perché gli effetti speciali cinematografici c'erano anche una volta. Cosa è successo? È successo che io ho vissuto, isolato sulla mia pelle, la prima ondata di information overload. Una volta, se tu trovavi un libro o un manuale, ti mettevi su una poltrona, lo leggevi dalla prima pagina all'ultima, poi lo rileggevi anche, poi chiedevi a un amico magari di spiegarti quello che non avevi capito, ne parlavi in una mail. E questo era un evento che segnava una settimana, un mese della tua vita, me lo segnava profondamente. Avevo capito una cosa in più, da algoritmi più da strutture dati uguale programmi di Wirt, se non sbaglio, al manualino del programmino che faceva cose strane. Ogni accesso a un'informazione ti cambiava la vita, lo dovevi cercare, come andare in biblioteca, guardare i cartellini, quelli dei cassettini stretti per trovare una cosa e passarci le mattinate perché non la trovavi. Bene, questo era stato un information overload. Prima tu potevi assorbire tutta l'informazione che per te esisteva al mondo, quella che riuscivi a trovare, perché tanto eri tu il collo di bottiglia, non la riuscivi a trovare.
dai newsgroup in poi, improvvisamente ti rendi conto che non potrai leggere tutto quello che vuoi, perché ti continuano ad arrivare centinaia di mail nei 12, 15, 100 newsgroup che hai sottoscritto, e a un certo punto le devi buttare via, non le potrai mai leggere. Cioè, questo ti può creare problemi sul lavoro. Io all'epoca già lavoravo, perché ti vedono, non era tanto normale che uno stesse sempre attaccato dietro un computer. Una volta si scriveva ancora sui block notes, pur avendo il computer sulla scrivania. Ti può creare problemi sul lavoro. A un certo punto la superi in qualche modo. Questa è un'esperienza che la nostra generazione, diciamo chi all'epoca aveva da 14 a 20, 30 anni, ha dovuto superare in qualche modo sulla propria pelle, non sapendo magari neanche raccontare come esattamente è successo. E questo shock informatico, che è uno shock informativo, invece tutti gli altri che hanno avuto tecnologie diverse non l'hanno dovuto superare, non per via delle tecnologie, come diceva giustamente Neuro, ma semplicemente perché da una cosa che sapevano solo pochissimi era diventata una cosa che potevi chiedere al compagno di banco. Quindi le nuove generazioni, chiamiamole così, scusatemi, non hanno dovuto vivere lo shock da inondazione di informazioni. Cioè, da passare da cercare, passare le ore a cercare un libro in biblioteca, fino a dire non posso sottoscrivere a questo centesimo gruppo, non posso andare a leggere questa cosa qua perché non ho tempo. Questo per me ha voluto dire strapparmi il cuore e gettarlo da qualche altra parte, perché era inconcepibile non leggere tutto quello che su cui riuscivi a mettere le mani. Il richiamo della foresta è troppo forte, cioè vi dico subito che mi sembra di parlare del Klondike, però a parte quello, l'ho vissuta tutta dall'inizio alla fine. Anch'io avevo l'accoppiatore acustico, e dirò di più, che oggi poteva anche esserci, e che non sono andato mai a Bologna, se no in un magazzino a Bologna ce n'era uno, volevo portarlo su, prendere una cornetta di quelle che si attaccano ai cellulari e provare a fare un collegamento a 300 perché 1200 secondo me non sarebbe mai andato, no? Però dall'altra parte, con un bel una chiamata, vedere cosa dicevi che ce la faceva, 300 ce la fa, poteva anche essere. Peccato che non sono andato al cliente a Bologna, di conseguenza, e non so neanche poi se ce l'aveva ancora nel magazzino, perché è tutto da vedere. Quindi inizialmente anch'io avevo, quindi 8086 e tutto quello che ci stava dietro, il modem 300 a scheda perché costava meno di quello esterno, no? Per cui tutta una cosa così, e dopodiché praticamente usavo quindi il classico Pipobs per la chiamata. Il primo collegamento a internet è stato con un gestore che lo dava gratis, che era Italia Online, no? E ho fatto girare uno script di notte, ho sentito il suono, il beep del computer, sono andato a vedere, cazzo, si è collegato con Mosaic. Ho visto la mia prima pagina, che non era Google, perché non è che non c'era, e quindi praticamente è stato il mio primo collegamento, con la grande soddisfazione che sapevi che lo stavi facendo a gratis, che questa è una grande, perché proprio col fatto dell'economia assoluta, no, sapevi che lo facevi a gratis. Poi nel tempo cosa è successo? Che anch'io ho aperto una, a parte che mi collegavo ai nodi fido, mi collegavo a OK System di Bologna, no, che era un nodo fido bellissimo, ed effettivamente la prima cosa che avevamo capito è che la vera figata non era solo il fatto di tirare giù dei file porno, JPEG, eccetera, eccetera, ma la vera figata è il fatto dei newsgroup, cioè quelli che sono oggi forum, i newsgroup, eccetera, da cui sono poi derivati tutto il resto, come... perché di fatto il resto è venuto fuori coi blog, eccetera, perché ti rendevi conto effettivamente di allargare la tua cerchia, perché allora mettiamo che tu sei un esperto, che ne so, cioè io mi occupo di database, no? Chi conosco nella mia zona che è esperto di database? Quattro gatti al mio livello su quel tipo di ambito specifico, no? Qui ci sono altri che sono esperti in reti, altri sono esperti in web, altri che sono, cioè ognuno ha le sue esperienze, no? Voleva dire che di colpo tu allargavi la cerchia di due, tre persone più o meno al tuo livello di competenza, no? A una cerchia di 50, 60, 100 persone, di cui ce ne sono almeno 30, 40 che sanno 100 volte più di te. No? E quindi il poter colloquiare direttamente, poi con un meccanismo per cui se fai la domanda scema c'è quello che vuol far vedere che la sa e ti risponde lo stesso, se fai la domanda super intricata a maggior soddisfazione quello che sa la risposta a risponderti, e questo meccanismo è quello che poi alla fine è stato veramente la differenza, perché poi alla fine oggi i blog, i forum, Facebook dove scrivono anche le cazzate, praticamente sono tutte derivazioni di questa logica qua, no? E lì l'avevamo capito per primis, quello poco ma sicuro. Poi
poi un'altra cosa che mi era capitata è che praticamente a un certo punto avevo aperto anch'io una piccola BBS, però per un tema molto specifico, perché lavoravo in un'azienda che grazie alla geologia e geomeccanica lavoravo con le sonde, e quindi avevo fatto una cosa tematica, no? Avevo un programma che girava sotto DOS e praticamente gestivo questa piccola BBS. Poi nel tempo cosa fare? Quando ha cominciato internet ho detto cazzo, faccio il provider internet a Ferrara, e allora ho fatto il primo provider internet. Infatti mi sono commosso quando ho visto uno Sporster lì appoggiato, che era uno strepitoso modem, perché l'altro era quello da ricchi, quell'altro era un po' meno da ricchi, però funzionava da Dio, no? E praticamente allora come facevi a dare connettività, no? Tu andavi dalla SIP, allora c'era la SIP, no? Gli dicevi guarda, io ho bisogno di 16 linee telefoniche, ti danno 16 linee telefoniche, facevi una batteria di modem. Poi li dovevi girare, perché il problema era che col tipo di commutazione che c'era, tu avevi il primo modem che lavorava dalla mattina alla sera, che poteva prendere fuoco, e l'ultimo che non lavorava mai, no? Per cui ogni tanto facevi la rotazione dei modem, perché... Però, parte quello, eccetera, dopo tutta la vicenda è andata avanti, ed effettivamente quando ho cominciato finalmente a esserci le linee flat, dopo è cambiato tutto. Però noi avevamo già capito quella logica lì, e questo ha fatto la differenza, perché poi in realtà quelli che si sono spostati, poi molti erano proprio quelli dei nodi fido, no? E quindi sapevano già che cosa si aspettavano dall'altra parte, e poi dopo tutto il resto è andato avanti. Un'altra cosa... La copiatore... Sì. E aveva dei LED, questo qua aveva dei LED bellissimi. E prendeva fuoco con una certa facilità. Sì. E poi un'altra cosa. Allora, l'accoppiatore acustico. L'accoppiatore acustico si usava perché anche? Non solo per chi non usava il modem, eccetera, ma anche perché se dovevi fare dei file transfer, per esempio, io dovevo, non so, scaricare un dato da una sonda, dovevo mandarla, cosa fai? Ti attacchi la rete Wi-Fi, ma che cazzo, non esiste la rete Wi-Fi, no? Cosa esiste? La cabina telefonica con i gettoni. Allora ti arrivava un pirla con uno scatolotto così, con il computer, eccetera, tu prendevi sta accoppiatore, facevi la chiamata, no? E quando sentivi bibob, track, caccia giù, no? Via, chiamata, 300, perché sperando che andasse, magari facevi 2-3 tentativi, e cosa facevi? Magari facevi il secondo tentativo, mentre facevi il secondo tentativo, dall'altra parte in ditta telefonava una signora, quello dall'altra parte sentiva sul modem, allora, cazzo, cioè, la signora prendevano su, no? Tu nel frattempo chiamavi, trovavi occupato, e quindi dopo poi, cioè, dopo veniva una catena che per cui dopo alla fine... A culo, insomma, c'erano 5-6 chiamate, 10.000 gettoni, e poi vedete il tizio, cornetta appoggiata, clic, e lì a guardare il monitor a dire cazzo, ce la fa, cioè, oggi è un altro mondo, ecco quello. E un'altra cosa che non è scritta da nessuna parte, l'industria informatica dell'epoca già esisteva, cioè noi stiamo parlando del mondo BBS che va avanti con, non so, la botta che Olivetti ha dato con l'M24, che è diventato il PC più venduto al mondo. Io ho avuto la fortuna, per caso, di finire a lavorare in Olivetti e di trovarmi da un momento all'altro, da mendicare la banda da qualche parte, a avere l'indirizzo di posta, perché Olivea era uno dei 12 host di NFSnet. Quindi io mi sono trovato in uno dei 3 posti in Italia, forse fuori dall'università, dove tutti avevano l'indirizzo di posta elettronica e tutti usavano internet, anche se non si chiamava così. Ecco... Non c'era accoppiamento fra l'industria informatica e la, chiamiamola, telematica. Chi aveva fatto esperienza con le BBS o molto meno come me, si è improvvisamente trovato avvantaggiato, perché gente che capiva tutto di circuiti TTL, sapeva progettare un PC, messa di fronte al banale uso di internet, aveva bisogno che tu glielo spiegassi. Io sono finito da un momento all'altro a essere l'amministratore di sistema di uno di questi posti dove c'era l'accesso diretto a internet, e quindi ho detto cavolo, e mi pagano pure. Solo perché, amore, visto che stiamo a fare storia, il discorso del business dell'informatica, le BBS hanno dato una grossa mano a questi signori, no? Che poi sono stati comprati per esempio dalla Tricom, la Zyxel, che non era nessuno, iniziò a fare... Questi, a parte che uno che mette il nome alla propria azienda, io poi per i nomi sono malato, l'associazione Metrolo Graphics da un libro, l'azienda Quantum Leap da un computer, quindi cioè voglio dire, questi hanno messo nome all'azienda US Robotics, che è l'azienda che fa i robot nella trilogia di Asimov, cioè, sono pazzi. Facevano, destandardizzavano, nel senso che
se lo standard in quel momento era 2004 V24 bis con la correzione del protocollo, loro facevano quello che andava a 9.6 HTS, non lo so, un protocollo che si erano inventati loro, per cui sconto ai SISOP, forte sconto ai SISOP, se compravano il courier o quello che dovevano comprare, in maniera tale che poi gli utenti erano invogliati a comprare lo Sportster perché supportava il 9006, perché tutti andavano a 2.4 con i modem standard, ma stiamo parlando di roba che costava milioni, cioè un courier alla fine degli anni 80, primi anni 90 costava un milione, di lire, no, di euro, la Madonna. E quindi anche lì si era creato tutto un business chiaramente rapportato ai numeri e anche tutta una serie di software per BBS, che anche se shareware comunque bene o male noi pagavamo in qualche modo anche per supportare la cosa. E parlare di soldi, tra l'altro, anche conoscendo il cambio e la svalutazione, non rende l'idea. Sulla mia short bio c'è scritto che io a un certo punto ho dovuto decidere se comprarmi l'automobile o un Apple, un personal computer, e ho scelto il personal computer. Il prezzo è lo stesso, 4 milioni e mezzo dell'Apple. Sono una testimonianza da poveraccio. Io all'epoca avevo 16 anni, no? Più o meno. Ero a casa, mi ero comprato il mio Trust 14.4 interno, che costava di meno di quello là. Ok? Sicuramente. Ero studente, non ne avevo uno di soldo. La linea telefonica era quella di casa. C'era mia madre che chiamava i parenti la sera, per cui non potevo usare il telefono per la BBS, no? Esatto. Non è chiaro questa cosa, no? Per cui io avevo messo su una BBS che era aperta dalle 10 di sera a mezzanotte, e dalle 10 di sera a mezzanotte mia madre sapeva che non poteva telefonare. Okay, però se alle 10 di sera a mezzanotte la BBS stava accesa e io guardavo la gente che si collegava, io non potevo collegarmi alle BBS dalle 10 a mezzanotte, per cui mi collegavo alle 7 di sera con mia madre che alzava il telefono, sentiva il casino, mi cadeva giù la linea e bestemmiavamo tutti e due allegramente, no, per cui cioè, ha provocato anche degli shock familiari questa cosa. Aspetta che faccio una chiamata urgente, così entro io. Esatto. Questa cosa qua era la sì, pur sì, main sì, solution, io Fidonet l'ho visto abbastanza col binocolo, avendo una cosa che si poteva collegare così e così. Diversamente avevo un amico che girava sempre su Fidonet, si chiamava Deus, e forse lui lo conosce, perché scriveva tutto in maiuscolo, perché aveva 14 anni e si sentiva il più figo della terra, no? E veniva cazziato puntualmente dal moderatore. No, assolutamente. Eravamo noi che lo prendevamo per il culo, perché questo diceva, ma insomma, mi dicono sempre di tutto. Ma scusa, leggiti come devi scrivere le cose, no? su una cosa di quel tipo. Quello che mi chiedo io, ma se qua ci avevate tutti la BBS, ma di che cazzo stiamo parlando qua? No, che, a chi lo stiamo raccontando? Ci stiamo raccontando le cose tra di noi come al solito. Di vetusta qua. Cazzo, no, a proposito dei soldi, no? Il mio primo portatile, e non era un portatile, era un trasportabile, perché costava molto meno del portatile. Voi non avete presente cos'è un trasportabile? Allora, avete presente com'era una T IBM, che era una roba così, no? Allora, qualcuno ha pensato, cazzo, facciamo la versione portatile, cosa facciamo? Il video così, no? Poi il video così, lo incastriamo. Di fianco c'erano i due slot per i floppy, se avevi soldi potevi anche avere l'hard disk, no? Praticamente la tastiera si chiudeva davanti e sta a fare dall'altezza circa un metro per un metro, insomma è una roba consistente, dal peso altrettanto consistente, no? Sì, e tu andavi a dire, cazzo, sì? Quindi vuol dire che coi soldi che hanno preso da me, comprato usato, attenzione. Dopo è cambiato, sono usciti i notebook, eccetera, eccetera. E quando l'azienda mi ha comprato il Toshiba con lo schermo al plasma. Wow. E poi c'era l'altra figata, la scheda Hercules. Chi ha usato la scheda Hercules? Era per avere una gran risoluzione. Quant'era la risoluzione della Hercules?
ecco, sì, infatti, che, quindi andavi al di là del 640x480 e praticamente bianco e nero, però adesso non esageriamo, poi non era neanche un bianco e nero, erano fosfori verdi, era fosfori verdi, roba del genere. No, allora, però io ho ancora funzionante nei magazzini il video del mio primo PC 8086 originale, quello che quando l'accendevi faceva stum, no? Un po' come il tastone che mettete, non so se esploderebbe adesso, userebbe metterlo là da quell'affare, dal Tesla, però vi garantisco che ce l'ho ancora lì e penso che sia probabilmente uno degli ultimi rimasti sulla faccia della Terra. Una nota di colore, parliamo di accoppiatori acustici, modem a 300 baud. Io non ci ho mai provato, ma esistevano delle persone che fischiando riuscivano a negoziare la portante. È una mezza leggenda. Leggenda, leggenda. No, no, è vero, è vero. No, quella è un'altra cosa per il boxing, perché appunto negli Stati Uniti la comunicazione tra le centrali avveniva in band, cioè sullo stesso canale su cui giravano le telefonate, certo, per cui come, su cui si spostava la voce. Come diceva lui, esistevano anche dei fischietti meccanici, poi successivamente dei piccoli apparecchi elettronici che generavano questi toni e permettevano quindi di controllare la centrale remota. Però se per amore di perché questa anche è una leggenda scritta da tutte le parti, che è vera che il fischietto che usciva con le patatine di Capitan Crunch, però Capitan Crunch ci ha detto personalmente che è una mezza leggenda, nel senso che è vero che quel fischio arrivava vicino a 2006, che è stato il primo tono, 2006 Hertz era il primo tono, ci hanno fatto pure la rivista eccetera eccetera, ma qui c'è una ricerca su internet, però diceva che è un po' leggenda, diciamo, fa parte della leggenda, però comunque sì, cioè diciamo che il tono quello era il 2006. Sullo handshake io personalmente penso che possa essere annoverata tra le leggende metropolitane. Quasi la mano sul fuoco. Una leggenda invece che è pura realtà, perché sono riuscito a farlo anch'io, e in Italia avevamo Telecom, che non è mai passata la selezione a toni, ma aveva ancora la selezione decadica, che è un interruttore che si apre e si chiude piuttosto che una coppia di toni che definisce una cifra. E se lavoravi in aziende che avevano i primi centralini PBX, il centralino doveva gestire l'interfaccia, tu avevi il telefono a rotella, che forse qualcuno ancora di voi ha visto in discarica, tu per prendere il controllo della linea esterna facevi lo zero, quando la rotella tornava indietro, perché gli impulsi venivano fatti nel momento in cui la rotella tornava indietro, davi un colpetto tangenziale alla rotella, facevi l'11 e non lo zero era il 10 e ti dava la linea esterna internazionale. Quindi queste cose, alcune non sono leggende metropolitane. No, per quanto riguarda le bollette, praticamente qua in Italia c'è stato prima era una tariffa unica, e quindi diciamo lì ci si andava abbastanza bene. Poi hanno cominciato le cosiddette tariffe TUT. Però urbana, sempre in urbana era. Sì, sì, interurbana non è mai stata tariffa unica. No, te lo giuro. L'interurbana era veramente un'ammazzata incredibile, cioè nel senso. Mia madre che è veneta, io stavo in Abruzzo, che lei telefona tutti i giorni dal Veneto, quindi voi immaginate, le bollette già erano care e ovviamente lei si incazzava, come è stato detto, perché ovviamente chi aveva un telefono, perché non tutti quanti avevano un telefono in casa, ce n'era uno solo e ovviamente non esisteva manco il cordless. Che succedeva? Che cercavi di telefonare la sera perché magari c'era anche una tariffa agevolata. Per cui mia madre telefonava la sera e invece si ritrovava sempre il telefono occupato, perché il pomeriggio telefonava alle ragazzine per almeno 3-4 ore, la sera stava attaccato a qualche BBS, buonanotte al secchio. Su questo possiamo fare un seminario, allora, c'ho ancora i seripeti segni, li c'era gente tutti, poi che si era architettata con il duplex, c'era gente che ovviamente poi ci ha fatto anche i soldi con i gettoni telefonici, erano questi gettoni che poi a un certo punto, non mi ricordo in che anno è stato, credo all'inizio degli anni 80, praticamente da 50 lire sono passati a 100 lire, per cui
I famosi ragazzi che andavano in giro con gli scatolotti pieni di gettoni da mettere a raffica si sono ritrovati raddoppiati il loro capitale. Lì è stato, diciamo, un guadagno più che altro. Per le tariffe, un po' di chiarezza: c'era la SIP, non c'era nient'altro, era dello Stato, era un'azienda pubblica e aveva una tariffa unica per le telefonate urbane, cioè all'interno del proprio distretto telefonico, e non si doveva fare il prefisso. Cioè, se tu chiamavi a Pescara 085, non si faceva, si faceva solo il numero. Se chiamavi fuori dal tuo prefisso, in base alla regione dove chiamavi, c'erano delle tariffe. C'erano tre pagine sull'elenco che spiegava questo. Quale che sapevamo i SISOP tutti a memoria. Poi a un certo punto hanno fatto entrare la TUT, tariffa urbana a tempo. Poi ci sono le campagne per abolirla. La TUT era un dito al culo, perché per chi faceva le telefonate, cioè anche per, non solo per chi aveva le BBS, ma anche per la mamma che parlava 5 ore al telefono con la zia, perché prima c'era uno scatto, dopodiché invece, e le tariffe variavano in base agli orari di chiamata, per cui c'era una fascia oraria a basso costo, che era la notte, in cui venivano concentrate tutte le chiamate. Il problema qual era? Che se tu eri un SISOP di una rete come Fidonet o quelle che vi ho citato prima, tu, che eri il SISOP, non facevi le chiamate urbane, perché dovevi prendere la posta almeno nel distretto tuo a fianco. Cioè io dovevo chiamare L'Aquila e Teramo per dare la posta a Samuel Perticara, per prendere alcuni network da Samuel. Samuel chiamava me, c'era tutto uno scheduler notturno di chiamate, e io chiamavo Marco Cipriani, che era l'Hub 600 abruzzese, che quindi era lui che ci aveva la posta, e quindi c'erano tutti meccanismi a incasso per far sì che questa posta girasse bene e si spendesse il meno possibile. Ma vi assicuro che sì, e in tutto il mondo, perché poi tutta questa roba era una, c'erano chiamate piramidali all'inizio e poi chiamate piramidali la mattina, in maniera tale che la posta la spedivano, tutti la spedivano, la mandavano al Hub italiano che la mandava all'estero, e si riprendevano tutti la posta di tutti. Sempre per la struttura gerarchica che c'era. Ma le tariffe erano fondamentali, e vi assicuro che avere una BBS, per quanto riguardava poi questo tipo di chiamate, che non è che boxavi per chiamare Cipriani, no, non era possibile, cioè dovevi fare il prefisso dell'Aquila e chiamare Cipriani e pagavi. Poi boxavi se volevi andare a CompuServe e vedere le cose, cioè per altre cose potevi risparmiare, ma su queste cose qui era un investimento a perdere, cioè tu SISOP spendevi i soldi, punto, di bolletta. Erano bollette anche salate, infatti poi c'erano campagne di finanziamento delle BBS, c'è qualcuno che chiedeva a volte solo semplici donazioni, altre volte appunto c'erano le aree private con il software per farsi finanziare, per finanziare tutto questo hobby, questo per avere un po' chiaro. Poi a un certo punto hanno privatizzato, è diventata Telecom, ha mantenuto la TUT per un periodo, dopodiché con la privatizzazione c'è stato quello che lo sapete, lo scatto alla risposta. Quanti tre? No, non lo so fare il calcolo. Penso che non è un K. Non ci arriva. La scena di ieri di World Games. Voi vedete i caratteri che appaiono uno alla volta sullo schermo. Quello è perfettamente. Matthew Broderick mette la cornetta in un mega accoppiatore acustico che andava a 14,4. Credo che sia l'unico al mondo che andava a quella velocità, non è mai stato venduto. Ma quando andavi con un accoppiatore acustico che poteva andare a un massimo di 300 punti, ma qualche volta andava a 110, tu vedevi i caratteri uno alla volta che si formavano sulla linea. E quando andava a capo dicevi: ah, finalmente, cosa dirà nella linea dopo? Questo è il... No, è un'altra cosa che forse non era chiarita. Sì, no, un'altra cosa che forse non era chiarita era questa, che prima del discorso BBS, se tu dovevi mandare un file da qualche parte, c'era il problema che bisognava accordarsi. Cioè, tu dovevi avere una linea in ascolto, no? Aspettare la chiamata, cui poi dopo il modem rispondeva, quindi tu chiamavi, l'altro rispondeva, sempre che nel frattempo non chiamasse tua nonna o cose di questo tipo, e poi partiva il trasferimento, anzi dopo ci fu il famoso protocollo Z-Modem, che fu una grande evoluzione, perché non dovevi far partire il trasferimento, partiva da solo, mediava la velocità e faceva alcune cose. Però la grande figata di quando è nato i nodi feed, eccetera, che in realtà tu avevi un terzo che era sempre lì, per cui di fatto tu potevi mandare questa roba lì e l'altro se l'andava a prendere.
sembra una menata, ma è una bella differenza, perché non dovevi avere dall'altra parte, perché poi non solo, delle volte magari facevi la chiamata, andava giù, magari la linea era scadente, non so cosa, ma dopo due o tre chiamate magari finivi sul canale decente, no? Per esempio una cosa che capitava dai provider, che si fottesse il primo modem, per esempio, no? Quindi se tu chiamavi, sentivi che rispondeva, poi non andava un cavolo, no? Magari dopo un paio di chiamate finivi su un altro modem ed ecco che a quel punto le cose funzionavano. E per i SISOP questa era una cosa bella, perché ci ritrovavamo la BBS piena di roba, anche interessante. Io una cosa che volevo citare a proposito di hardware esotico era, ok, c'era il porno, c'erano le immagini, ma con la risoluzione, ma come facevano ad entrare le immagini dentro questi sistemi? Non facevano certo le foto in JPEG. Io avevo un Commodore 64 con il modem e avevo anche un apparecchio un po' strano che era un digitalizzatore. Praticamente nel Commodore 64 tu potevi, ok, collegarci il modem attaccati alle BBS, però in più attaccavi il digitalizzatore, che era uno scatolotto nero con due rotelle bianche dove la luminosità e la sincronia, ti attaccavi a una telecamera con il video composito e vedevi apparire nel Commodore 64 quasi punto per punto le righe e completava l'immagine. Quando tu dopo 10 minuti che stavi fermo per farti un fotoritratto o puntavi qualcosa, avevi tutta quanta l'immagine e poi quella lì la potevi inviare. Quindi cose, penso, le famose sise a quadretti, le sise di Samantha Fox a quadretti, io poker, ce l'ho ben stampate che, nella... che siano venute fuori così. Ma non lo so, guarda, però una volta si faceva così, cioè scansione punto per punto e poi inviavi col modem, giusto per parlare di cose esotiche. Dunque, un paio di cose. Risposta a Neuro: perché e come mai siamo qui a parlarne? A me sembra personalmente una puntata di Rai Storia, nel senso che chiunque qui dentro, minchia che tristezza, esatto, no Rai Storia, Rai Storia, esatto, ma non solo, la cosa bella di Rai Storia era il contrasto che stiamo dando adesso, cioè tutti quelli sopra gli ANTA, senza fare fatica, raccontano esattamente quello che succedeva come nei filmati in bianco e nero degli anni 60, in cui il discorso è, attenzione, prima del 85 grosso modo le comunicazioni non esistevano, esisteva quello che diceva lui, per cui in pratica tu potevi sapere solo qualcosa della tua città, ci si trovava di persona e la biblioteca era il tuo punto di riferimento. E comprare un libro all'estero era un'impresa, la carta di credito, mandare un fax in America, cioè era impossibile, cioè era qualcosa per cui se vuoi qualcosa devi lottare per averlo. E arrivavano già vecchi, esatto, sì sì, fatto arrivare, eccetera. È quello il discorso per cui noi siamo abituati a una logica di abbiamo conquistato, abbiamo avuto la possibilità di comunicare uno a uno e uno a molti, non più nello stesso posto col ciclo stile, ma a distanza, che è una cosa che ora si dà per scontato, assolutamente per scontato. Una volta, se volevo dire qualcosa a lui, dovevo telefonargli e mettersi d'accordo per trovarsi nello stesso posto per una birra. Se devo passare qualcosa, un pacco di carta, sì, no, ma diventava decisamente un macello, come pure andare all'estero Interrail piuttosto che Ryanair, sono due cose, esatto, era quello. E successivamente diciamo che in quel modo abbiamo fatto esperienza, abbiamo capito come si sfrutta al massimo un device di quel genere meraviglioso col data pump piuttosto che, e c'era una serie di dinamiche diverse rispetto all'elettronica di consumo che viene dato. Dal mio punto di vista poi un altro passaggio laterale, un altro argomento collaterale a questo, siccome comunque per me nonostante se dovessi scaricare un driver telefonavi, cioè cercavi di capire dove era dai numeri di telefono delle riviste, delle riviste straniere, ti colleghi alla BBS della Zyxel piuttosto in America e ti scaricavi il file da là, cercando di scavalcare il centralino in azienda, casino della Madonna, era decisamente impossibile ottenere roba del genere. Io avevo accesso su CompuServe che leggevo irregolarmente perché non potevo boxare tutti i giorni. A cosa servivano gli Amiga? Per quello, perché avevano una scheda audio decisamente migliore.
il mio salto laterale all'epoca in cui anch'io litigavo con quella tecnologia è stato quando c'era un'altra realtà che faceva comunicazione uno a molti, uno a uno e traffico dati in modo altrettanto sperimentale del 1200, era il packet radio, era la radio. 25 anni fa ho preso una licenza del radioamatore e avevo spostato parte della mia, del mio traffico su quel canale, come l'hanno fatto moltissimi radioamatori. Poi quando è arrivato video online tutti si sono spostati di là, per cui il packet radio e telescrivente, tutta la forma di trasmissione che avevamo fatto di là, era la risposta economica a questo. Infatti ti dicono: ma quanto lontano puoi parlare con la tua radio? Posso telefonare a mio zio in Australia? E dici: non esattamente. E se riesci a scaricare i file con quello. Per cui il packet radio all'epoca è stata una delle alternative. E il nativo digitali sei tu, Odo, invece hai visto, l'hanno dato ad altri questo appello. Chi cazzo è nativo digitale? Tu sei nativo digitale, non i ragazzini di mo. Sì, beh, che non sanno di quello che stanno facendo. Aspetta. Saremmo noi nativi digitali. Allora, aspetta, secondo me. Questa cosa qui posso dire una cosa. Riguardo i nativi digitali. Nativo digitale è una brutta parola, cioè sì. È al limite dell'insulto, cioè non vuol dire ignorante, ma insomma semianalfabeta. Semplicemente perché, ma è giusto, l'ignoranza vuol dire non sapere, non tu sei uno stronzo. Se non hai mai avuto bisogno di confrontarti con la tecnologia, dai per scontato che fai così col dito e giustamente quello che c'è sotto si sposta. Un'altra nota, Neuro, tu sei diventato buonissimo col tempo, con un occhio di riguardo, perché ricordo che c'erano dei SISOP che se... rispondevi a una mail, su un messaggio in un forum, quotando tutto e rispondendo sono d'accordo, quella persona lì veniva presa a casa. Se tua figlia dice ti quoto vuol dire ti cito e dice maggiore, sono d'accordo, ma mia figlia non passava. Ma io c'avevo Joker come point. Tu te immagini quante cazzo di volte l'ho dovuto mettere down. Dovevo essere buono, per favore, avevo dei chiovi, Loris De Milo c'avevo come point, c'era gente improponibile, capito? Per cui allora, forza buono dovevo essere, o se no dovevo chiudere tutti i point a tutti. Allora una cosa, che cosa è rimasto di questo, eccetera. Allora, qua siamo tutti degli anta, insomma, direi, più o meno. Lui no, si vede. Molto. Ecco, allora io l'anno prossimo faccio praticamente 30 anni che faccio questo mestiere e mi piace come mi piaceva il primo giorno e mi godo l'anima come mi godevo il primo giorno, no? E io penso che quello che abbiamo in comune probabilmente è che se siamo qua è anche proprio perché è così. Io vi auguro fra 30 anni di avere la stessa situazione, cioè di andare all'hack meeting di non so dove, che sarà fatto in modo che non possa neanche minimamente immaginare visto il trend, no? Però ecco, probabilmente su Marte, non so che cosa, vi collegherete alla stazione spaziale bucando qualche sito perché così spendete di meno, eccetera eccetera, non lo so, però il concetto è che io spero che questo continui, come è stato per noi una grandissima soddisfazione. E poi non solo, perché non crediate, io l'altro giorno mi sono sbudellato quando ho guardato tutte le cazzate che facevate, ma non vi credete, di cazzate ne abbiamo fatte mo noi, che non ovviamente con gli strumenti dell'epoca, no? Cioè una volta l'idiota lo facevi in un sistema diverso, oggi l'idiota si fa in un sistema più evoluto, però l'idiota continua a fare l'idiota, e questa è una cosa molto positiva. Abbiamo lasciato una tradizione. Potete anche parlarci un pochettino del passaggio che c'è stato, perché fino adesso abbiamo parlato di quello che c'era, adesso sappiamo quello che c'è, il passaggio. Nel passaggio ci sono alcune cose drammatiche, del tipo che ci sono dei momenti in cui ti rendi conto che tutto quello che hai studiato su una certa cosa non ti serve più un cazzo, e questo è purtroppo una costante del lavoro degli informatici, no? Tu dici, adesso mi faccio un culo così per imparare, che ne so, quando parlavate del DOS, no? Ognuno di noi c'erano i maghetti del config.sys e dell'autoexec.bat, no? Dove ognuno aveva le sue soddisfazioni, però a un certo punto non c'era più un cazzo, cioè tu avevi studiato, era tu la tua grande posizione di potere, crollava miseramente e così via. L'evoluzione, il passaggio tra la telematica amatoriale
e internet è stato graduale e per certi versi anche a molti è passato sopra senza che se ne accorgessero. Moltissimi di noi con questa cosa ci hanno fatto una professione. Ora io sono un po' più giovane della media, quindi ho mancato di un pelo la new economy invece che fare l'imprenditore. Al tempo facevo lo studente, ma molte BBS sono diventate provider internet, chi di maggiore successo, chi di minore. Per esempio NGI, che adesso è abbastanza una potenza, MCLink, che anche se aveva alcune particolarità era un nodo Fidonet molto importante, Galactica era la terza che volevo citare, e cos'altro? Agora, giustamente, Agora. E comunque molti ci hanno fatto una professione. Al tempo esistevano comunque alcuni sistemi amatoriali o semi-amatoriali con accesso a internet. C'era Sublink, che si era organizzata per avere poste news con UCP, prima dall'Olanda, poi dagli Stati Uniti. Sostanzialmente era un provider cooperativo in concorrenza con UNET, che era l'unico provider commerciale italiano. Diversi SISOP al tempo erano diventati provider. Al tempo non esistevano le DSL, ovviamente. Uno poteva ordinare un trunk di linee telefoniche dalla SIP, una pila di modem su uno scaffale di metallo da cantina, un po' di server a cui attaccarli, una CDN frazionaria tipo 128-256 kilobit di una E1 64 per iniziare, anche quanti utenti ci stavano in 64 kilobit, costava vari milioni al mese. E in questo modo molti sono diventati piccoli provider locali. Poi le ADSL hanno un po' spazzato via questa realtà per vari motivi. Adesso questa cosa sta un po' rivivendo in un altro modo, con i vari operatori wireless che vengono da un altro mondo, quello degli antennisti spesso, però fanno di nuovo i piccoli provider locali. Al tempo molte BBS erano diventate queste. Io poi, due anni dopo, nel 95, ho avuto la mia prima connessione a internet. Nei newsgroup ho incontrato altre persone che conoscevo già in Fidonet, e questa cosa qui è andata avanti ancora per circa 4-5 anni. Dopodiché hanno iniziato a diffondersi le connessioni flat per internet, il revenue sharing per cui pagavi solo la tariffa a tempo. Comunque poi sono arrivate le ADSL, che hanno ucciso in modo definitivo ogni BBS, perché ovviamente non aveva nessun senso collegarsi a una BBS quando c'era internet, che aveva dei protocolli tecnicamente migliori, una velocità migliore, c'era molta più libertà, quasi real time o anche real time, ma c'era molta più libertà che nella gestione di Fidonet, che aveva i suoi vantaggi e svantaggi, però non era diciamo l'anarchia totale di ora, ma c'erano comunque per esempio i newsgroup, che ai primi anni avevano una qualità importante. Per cui c'è stato questo passaggio un po' graduale, la gente pian piano è sparita, le BBS pian piano hanno chiuso. Per esempio mi ricordo un certo momento il coordinatore di Roma, del Lazio, ha chiuso tutto nel giro di 3 giorni, perché era stato assunto da Italia Online, credo sia tuttora al capo della sicurezza di IOL. Dobbiamo chiudere, ci dicono dalla regia. Vabbè, comunque una raccomandazione, cioè una raccomandazione semplicemente perché per le varie peripezie della vita è capitato che io, in seguito al crollo dell'Olivetti, ho fatto il formatore per anni sulla tecnologia. Quelli di voi che hanno avuto la fortuna di riprodursi e quindi hanno dei nativi digitali in casa,
non tentino di spiegargli la tecnologia, per carità, non gli parlate delle schede perforate e degli accoppiatori acustici, al limite con una scusa fategli vedere War Games e poi partite da lì. Però se volete che riescano a capire qualche cosa di quello che succede nel mondo della telematica, pur se interessati soltanto all'ultimo iPhone, spiegategli la storia, la tecnologia, lasciate, fate uno sforzo cosciente per non fischiare come un modem e cercate di spiegargli cosa voleva dire all'epoca riuscire a parlare all'estero, dovevi appropriarti di cose semplicemente perché non si potevano comprare, anche se avevi soldi, tu volevi comprarti una connessione X25, non lo potevi fare. Non esisteva la categoria dell'uso privato dell'informatica. Cercate di spiegargli questo, perché può darsi che si interessino un minimo alla cosa e non vi prendano per scemi, che è la situazione normale che succede quando qualcuno cerca di spiegare una cosa che fra virgolette possiamo chiamare un pezzo di storia a gente che non l'ha vissuta. Ah, mamma mia.